Buonasera da Giuseppe Recca, aggiornamento delle notizie di oggi, 25 ottobre, lunedì. Risultati, ballottaggio, elezioni amministrative in provincia di Agrigento. Lo spoglio è cominciato alle 15 e dopo un'ora già i risultati erano noti, anche se non ufficializzati dalle autorità regionali e nazionali. A Favara ha vinto Antonio Palumbo, a Porto Empedocle Calogero Martello e a Canicattì Vincenzo Corbo. Saranno loro i nuovi sindaci. Per Favara si tratta di un candidato proposto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, area centro-sinistra anche a Canicattì, con Corbo appoggiato da due liste civiche, già capo dell'amministrazione comunale per due volte, mentre Porto Empedocle sarà governata da un sindaco, Martello, che è stato proposto da Forza Italia. Continua l'allerta meteo per la Sicilia, anche se oggi la situazione è apparsa in lento miglioramento, soprattutto nella parte occidentale dell'isola, situazione che resta a rischio nella zona orientale, alle prese con un vortice ciclonico che ha creato danni e disagi, ma anche una vittima nel catanese. Oggi in molti comuni le scuole sono rimaste chiuse, anche se in mattinata nella zona di Sciacchera è tornato il sole, ma resta lo stato di allerta, potrebbero esserci altre piogge torrenziali nelle prossime ore. Da oggi, lunedì 25 ottobre, ci si potrà sottoporre anche in provincia di Agrigento alla somministrazione del nuovo vaccino anti-influenzale stagione 2021-2022. Lo ha comunicato l'azienda sanitaria provinciale, che ha indicato la possibilità, per prevenire la malattia e le sue complicanze, di rivolgersi agli studi dei medici di famiglia e ai centri vaccinali aziendali. I medici di medicina generale hanno già ricevuto i primi quantitativi di vaccino per le persone di età pari o superiore ai 65 anni. Si è svolta ieri negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Sciacca la Domenica Rosa, diagnostiche senologiche gratuite. In una sola giornata sono state sottoposte a screening mammografico circa 100 donne e tra queste ne sono state individuate alcune che, avendo reperti sospetti, saranno sottoposte ad esami di secondo livello. Lo screening mammografico proseguirà la sua attività ogni giorno, bisogna prenotare ai numeri indicati. In occasione del periodo dedicato alla commemorazione dei defunti è stata disposta un'apertura straordinaria del cimitero comunale di Sciacca. Dal 29 ottobre al 2 novembre il cimitero resterà aperto dalle 7 alle 17. L'apertura straordinaria è finalizzata ad agevolare la visita dei parenti evitando assembramenti. L'amministrazione comunale rinnova l'appello ai cittadini a mantenere il distanziamento e, se necessario, ad utilizzare la mascherina anche all'aperto. Ci fermiamo qui, appuntamento alle prossime edizioni, buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.